Onorevole Mauro Boschini, la Regione Lazio è qui presente per un'iniziativa importante da radicati valori sociali. Sì, noi abbiamo sostenuto questa iniziativa e ne sosterremo altre, qui ad Arpino in particolare, ma questa è un'iniziativa molto molto importante, cioè un segnale sulla inutilità delle guerre, sulla incapacità a volte dell'uomo di risolvere i problemi con il dialogo e di farlo anche ai nostri giorni, quando pensavamo che il valore della pace fosse ormai un valore acquisito in tutto il mondo e invece ci ritroviamo una guerra nel cuore dell'Europa e tante guerre in tutto il mondo che ancora sono attive. E questa iniziativa, se ci pensiamo, non poteva non farsi ad Arpino, il manifesto qui alle nostre spalle che immortale del certamine di quest'anno è un simbolo di pace, è un simbolo di fratellanza fra i popoli, è un simbolo di incontro tra culture differenti che ogni anno c'è qui ad Arpino, non soltanto nel segno della tradizione, ma nel segno della centralità della cultura e della nostra storia e delle nostre origini. Quindi un grazie all'amministrazione comunale, in particolare al delegato alla cultura Niccolò Casinelli per aver voluto questa iniziativa, che è un'iniziativa che di fatto va a incidere su una cultura necessaria per la pace, il rispetto e la fratellanza fra i popoli. Rossella Niccio, presidente di Emergency e madrina dell'evento, ieri all'apertura ha dichiarato che la pace passa necessariamente per un impegno comune. La pace, sono d'accordo, l'impegno comune, ma è un valore che va alimentato ogni giorno, non dandolo mai per scontato, non dandolo mai per acquisito, e ce ne siamo appunto resi conto nel cuore del nostro continente. Tutti gli eventi hanno una ricaduta importante sul nostro territorio e noi su questo stiamo costruendo un'economia nuova, sullo sviluppo e sulla valorizzazione di quello che abbiamo. Forse in passato lo abbiamo fatto poco, dovevamo lavorarci anche molto di più, ma questo sta avendo un successo straordinario. Uno studio del Politecnico di Torino dimostra come per ogni euro investito in cultura, in tradizioni, in arte, c'è una ricaduta sul PIL, diciamo, anche di un'area ristretta rispetto al svolgersi di un evento, di 5 euro. È la ricaduta più immediata, l'investimento più produttivo per un'economia locale. Ecco, io penso che sulla nostra provincia si sta avendo questo effetto e Arpino è una delle città che su questo ha scommesso di più e oggi sta davvero raccogliendo i risultati in modo straordinario.